a tutti, io sono Lenny e bentrovati in questo nuovissimo video. Scusate il ritardo tra università e allenamenti, non ho avuto modo di registrare prima questo video, però insomma si fa lo stesso, si trova sempre il modo per farlo. E, allora, questi che vi sto per elencare sono tutti i libri che ho letto tra luglio e settembre. Ce ne sono due ancora in corso per motivazioni diverse. Oggi è 29 settembre, quindi non penso che tra oggi e domani finirò un libro, anche perché sono a metà di un libro, quindi non penso di finirlo tra oggi e domani. E comunque, allora, partiamo dal primo, sono pochini purtroppo. Il primo è La memoria di Babel, terzo volume della Traversa Specchi. Purtroppo l'ho lasciato circa a metà, perché mi sono fatta scoraggiare dalle recensioni non troppo positive del quarto libro, però mi stava piacendo La memoria di Babelle più dei primi due. Non mi soffermo su trame, personaggi, perché sarebbe spoiler, dato che questo è il terzo. Quindi comunque lo finirò, mi stava piacendo, mi stava prendendo, vi basti sapere questo e sicuramente lo finirò. Non adesso, però magari lo riprenderò pian piano e lo finirò prima o poi, ce la posso fare. Il secondo libro è La scomparsa di Stephanie Meyer di Schwedtiger, che racconta di due poliziotti che per l'ultima volta hanno indagato insieme nel 1994 sull'omicidio del sindaco della sua famiglia e di un'altra donna. Però, 20 anni dopo, si presenta Stephanie Meyer ad uno dei due poliziotti e gli dice che in realtà hanno sbagliato colpevole. Quindi i due poliziotti, dopo la scomparsa di Stephanie Meyer, dovranno rimettersi in gioco, dovranno indagare nuovamente insieme su ciò che è successo nel 94, dovranno fare un'ulteriore indagine. Che dire su questo libro? Sono rimasta un po' sconvolta dal finale, come in tutti i libri di Schwedtiger, anche se non reputo questo libro all'altezza degli altri, in particolar modo all'altezza della verità del caso Enrique Bert, che non è l'unico libro che ho letto di Schwedtiger, ma sicuramente rimane il migliore. Comunque questo libro mi è piaciuto, mi ha intrattenuto, nonostante la mole. Io non capisco perché Schwedtiger scrive libri così lunghi che io tipo what the fuck, però comunque è interessante e invoglia a leggere. E soprattutto invoglia a sapere perché determinati personaggi si comportano in questo modo, e soprattutto è bello sapere cosa ha portato a livello emotivo l'indagine del 94, perché c'è anche una storia personale dei due poliziotti a seguito di quell'indagine. È stato interessante sotto questo punto di vista, solo che l'unico difetto è che Schwedtiger scrive troppo, scrive di troppi personaggi, cioè va bene che stai facendo un'indagine, quindi va bene che stai descrivendo tutti i personaggi che potrebbero essere coinvolti, però avere un sacco di punti di vista secondo me è un punto un po' a sfavore, però sicuramente è un libro ben valido e sicuramente da leggere. Il terzo libro è Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Susan Collins, prequel noiosissimo e disastroso di Susan Collins. Trovate tutti i miei pensieri nella recensione senza spoiler su nelle schede. Per farlo in breve, Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, si ambienta 65 anni prima rispetto alla trilogia madre e racconta come Coriolanus Snow, presidente di Panem, cerca di vincere i decimi Hunger Games, che non se li caga nessuno e sono completamente diversi rispetto a quelli di Katniss e Peeta, per ricevere il premio in denaro, dato che sta morendo di fame. È stato noiosissimo, non c'è niente. Questi decimi Hunger Games, piattissimi come il resto del libro, non so cosa ci si possa trovare di positivo in questo libro. Forse solo l'ambientazione diversa rispetto alla trilogia madre, perché siamo ancora all'inizio degli Hunger Games, non ancora sono stati fatti bene, infatti stanno ancora cercando di acchiappare pubblico, per dire non se li caga veramente nessuno, eppure quei poveri ragazzi muoiono nell'arena. E poi non so che altro, non lo so. E non lo so, forse anche il fatto che vediamo come gli Hunger Games erano all'inizio, perché comunque la guerra è finita da appena 10 anni,
e non ancora c'è una struttura solida per gli Hunger Games, quindi è completamente diversa, vediamo una struttura completamente diversa, vediamo un presidente Snow diverso, anche se non troppo, perché comunque l'indole da pezzo di merda ce l'ha. E comunque, se volete sapere qualcosa di più, trovate la recensione. Per i prossimi tre libri, ve li mostro soltanto così perché non ci voglio spendere ulteriore tempo. A luglio ho letto Harry Potter e il Calice di Fuoco. Ad agosto ho riletto L'Ordine della Fenice. A settembre, invece, ho riletto Il Principe Mezzosangue. Potete capire benissimo perché non voglio parlare di questi libri. Prima di tutto, perché ci sono i vlog. Secondo, perché non voglio dare ulteriore visibilità alla Rowling, anche se così glielo sto dando, insomma, un pochino. Però trovate tutte le mie motivazioni nell'intro del vlog del Principe Mezzosangue. E quindi mi dissocio da tutte le cattiverie che ha detto la Rowling e mi limito a leggere Harry Potter. Per ultimo volevo farvi vedere Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas, anche se in realtà sono a malapena dopo la metà. Però insomma, sappiate che ho iniziato Il Trono di Ghiaccio e per il momento mi sta piacendo, ma non è come me l'aspettavo, però ne parleremo in seguito quando lo finirò. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi libri, se ne avete letto qualcuno e fatemi sapere cosa avete letto voi di recente. E niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!